Quello che posso raccontare è un episodio stranissimo, perché da allenatore della Primavera non mi era mai successo trovare un allenatore di prima squadra che il venerdì mi convoca per chiedermi quali erano i miei 11 della partita del giorno dopo. Io capii subito che aveva bisogno di un giovane e così gli mise a disposizione tutti i miei giocatori, ma lui niente da fare, ha voluto sempre i miei 11 e poi ha convocato uno dei miei ragazzi, ma scegliendo tra quelli in panchina, quindi credo un grande gesto, un gesto molto nobile di rispetto nei confronti di chi stava lavorando comunque per l'Inter, e quindi in quel caso ero io, quindi un gesto bellissimo, meraviglioso. Fulvio Pea, attuale allenatore del Pro Piacenza e mister della Primavera dell'Inter ai tempi dello Special One, ha ricordato a Zona Calcio diversi aneddoti legati all'indimenticato allenatore nero-azzurro. Sul futuro del Pro, il mister punta la salvezza senza play-out, perché questa società lo merita, ha commentato. Allo spazio rotative con la conduttrice Nicoletta Marenghi e gli opinionisti Corrado Todeschi, Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Marcello Tassi, c'era il centrocampista del Piacenza Saber, che dopo la disfatta contro il Racing Roma volta pagina e guarda già alla gara di Livorno in programma domani. Saber, secondo gli esperti, è un giocatore che può ambire alla massima serie. La Serie A è arrivarci è difficile, però dico, ogni giovane spera di arrivare più in alto possibile. Bisogna lavorare e crederci fino alla fine. In studio ospite anche la delegazione dei giovanissimi della Borgonovese e il capitano della prima squadra, Matteo Baldini. Devo dire che con l'arrivo del nuovo mister le cose è chiaro e lampante che le cose sono cambiate, sia di mentalità che di approccio alla partita. Purtroppo con il mister precedente magari non si è creato quel feeling che inizialmente ci aspettavamo, anche perché non ci hanno chiesto di vincere il campionato, però sono stati fatti acquisti importanti come Armani e Zanolini, è stata rinforzata la rosa e sicuramente ci si aspettava un inizio migliore. Presenti alle rotative anche le delegazioni CAI e WISP con l'Atletico Carpaneto e le Ledigiane. Le repliche andranno in onda mercoledì alle 10.30, giovedì alle 21.45, venerdì alle 9.30. Su Facebook è attiva la pagina Zona Calcio.